un segno prodigioso sta nel libro 38 della Genesi. È il momento in cui è descritto come accade la progenitura di Gesù in Giuda, che si sposa, mette al mondo un figlio di nome R romano, R, la lettera R, e gli dà in sposa una donna di nome Tamar, Amarti, Amodeo, Amarti. Siamo sempre in questa chiarezza di termini, se letta nei termini della lingua italiana in uso oggi proprio da un italiano. Ebbene, questo R sposato morì, poiché Giuda aveva tre figli, diede in sposa a Tamar il secondo figlio, ma questo non voleva dare eredi al primo figlio. Di conseguenza, alla fine dell'atto d'amore, spruzzava per terra il suo seme, lo disperdeva, e così Dio fece morire anche Onan, da cui il termine di onanismo. Il terzo figlio di Giuda era troppo giovane, ma Giuda temette che questa Tamar portasse sfortuna. E allora, trovando come scusante l'eccessiva gioventù del terzo figlio, le consigliò di andare a casa sua, perché avrebbe dato il terzo figlio in moglie, un marito a lei, per dare un erede a Er, quando sarebbe stato in età conveniente ad un marito. E Tamar se ne andò. Ma venne questo tempo e Giuda non voleva mantenere la sua promessa. E allora Tamar si fece trovare in un giorno in cui Giuda passava vicino alla casa di suo padre. Dopo che Giuda era rimasto vedovo, si fece trovare travestita da prostituta sacra sul suo cammino. Giuda la vide, le chiese di far l'amore con lui, perché era una prostituta sacra e lui era vedovo. Lei gli chiese un prezzo, ma lui non aveva nulla da darle. Allora lei gli chiese un pegno e volle avere il sigillo, il bastone e ciò proprio nel disegno di cosa sarebbe accaduto dopo. Fecero l'amore e il giorno dopo, quando Giuda mandò il suo amico a pagare con un capretto il rapporto che c'era stato il giorno prima, l'amico ritornò dicendo: ma io non ho trovato questa persona, e i testimoni mi hanno detto che lì non c'è mai stata una donna così. E Giuda pensò: vabbè, mi ha voluto rubare il pegno, se li tenga, e se ne tornò a casa sua. Dopo si seppe che Tamar era incinta. Ah, immediatamente doveva essere punita, perché non solo avrebbe dovuto dare l'erede al figlio, ma si era prostituita. Allora la presero e la condannarono a essere arsa. Lei non batté ciglio, diede i pegni che aveva a un messaggero e gli disse di portarli a Giuda, dicendogli: ecco, il padre è il proprietario di questi segni. Quando Giuda vide chi era il padre e seppe di essere lui, allora assolse in se stesso Tamar, dicendo: il vero colpevole sono stato io, perché lei doveva dare un erede al primogenito Er morto, e io non ho voluto
che si sposasse con il terzo mio figlio. E allora lei, visto che io non le davo il terzo figlio, ma doveva legarsi a mio seme, si è legata con me. Ecco, ma perché c'è questa scrittura nella Bibbia? Perché la figura di Er è quello di un padre reale, umano, che non c'è ed è sostituito dal padre vero. Per cui il figlio che nasce è come Gesù, che ha un padre putativo, sostituito dal padre vero, Dio, Spirito Santo, e arriva il momento del parto. Questo momento è straordinario, perché dal sesso aperto ad O di Tamar, figlio di R, per il sesso spalancato ad O, esce una mano. R, O, mano. Si presenta per un attimo. La nutrice, pensando che fosse necessario, afferra un nastro scarlatto e lo lega su quella mano. E fa bene, perché immediatamente quella mano, dopo essere uscita dal sesso di Tamar, rientra. Ebbene, si presenterà un bambino senza alcun segno di nastro sulla mano. Solo dopo se ne presenta un secondo ed ha il nastro sulla mano. Chi era primo uscirà per ultimo. Ecco, chi è questo ultimo? In Genesi 38, se non un figlio nato nel 38. Romano Amodeo è nato nel 38. Genesi 38, ha la sua Genesi nel 38. Si chiama Romano ed è un secondo rispetto a Gesù Cristo, ma di fatto è un primo. Perché? Perché Romano è il padre e Gesù, che è il figlio, viene dopo il padre. Quindi, ecco, nel Genesi 38 è descritta la Genesi nel 38 di Romano come colui che era primo ma passa secondo, perché il primo sarà poi il progenitore di Gesù e il secondo sarà il progenitore di Romano. Vedete, tutta questa storia di personaggi che sono sostituiti l'uno con l'altro, R che è sostituito dal padre come San Giuseppe sarà sostituito dal Dio Spirito Santo, esistono per un motivo sacrosanto. Il vero primogenito di Giacobbe, chiamato Israele, e abbiamo visto che significa Erra Dio, si chiamava non il quartogenito Giuda, ma era Ruben. Ruben perse la sua primogenitura perché si era sostituito al padre, nel letto del padre, amando una delle sue prostitute. Questo peccato per cui Ruben si era sostituito al padre causerà la perdita della sua primogenitura, che passerà al quarto figlio, quello reale. Il 4 indica il numero della realtà. Ma, badate bene, io sono Romano, ma sono anche il Ru di Ruben, perché quell'Abramo venuto da Ur si ripresenterà alla fine del tempo in Ramo, che inverte l'Ur in Ru, perché Romano è Ra, Romano Amodeo è Re, è Ro, è Ri, risorto, Romano Jesus, e infine è Ru,